5 la bellezza di 900 milioni per la sanità, cioè parte della dirigenza. Stessa cosa si sta verificando alla ASL Toscana Nord-Ovest, dove anche lì USB. Ma noi siamo qui davanti all'assessorato, dopo aver richiesto oltretutto un incontro all'assessore Bezzini, che non ha dato nessun tipo di risposta. Perché? Perché la situazione della sanità toscana, al di là delle classifiche sull'erogazione dei LEA che vedono la Toscana a primi posti, la situazione non è rosea nella maniera più assoluta. Noi veniamo da un'estate dove in varie ASL è stato dichiarato lo stato d'agitazione per le condizioni nelle quali le lavoratrici e i lavoratori sono costretti ad operare: continui rientri, riposi saltati, ricatti e intimidazioni per far rientrare e far saltare i riposi i dipendenti. La situazione è complicatissima, non ci sono state assunzioni, quelle che sono state promesse sono state assunzioni che vanno a coprire comunque il turnover ordinario, l'input che viene dalla regione toscana è quello di ritornare alla spesa del personale che c'era nel 2019, cioè alla fine del decennio dei tagli che ha devastato la sanità italiana e toscana. Autorevoli fondazita della legge di bilancio, la legge di bilancio non destina praticamente niente alla sanità pubblica. Certo, il fenomeno delle dimissioni è in continuo aumento purtroppo. E questo dipende e dalle condizioni di lavoro e dalle condizioni economiche che non reggono a questo punto il passo con quello che offre la sanità privata, e di un combinato di queste due cose. L'unica soluzione è assumere, c'è poco da fare, è assumere infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari e non creare posizioni dirigenziali come è stato fatto dopo l'accorpamento delle ASL. Consideriamo che all'ASL Toscana Sud-Est c'è un dirigente che ha una posizione dirigenziale ogni tre. È una roba che è andata completamente fuori controllo e che a nostro avviso ha fatto saltare i conti, c'è poco da fare. E gli errori fatti in quel momento non possono essere pagati dalla lavoratrice e dai lavoratori.